Ed eccoci tornati qui con i nostri consueti approfondimenti alla medicina regione Lazio, dove quotidianamente a questi microfoni nei nostri studi di live social incontriamo profili medico-scientifici insieme ai quali approfondiamo delle dinamiche, delle materie riguardanti la loro sfera professionale di competenza scientifica e medica. Oggi, infatti, al nostro fianco medico ambientale il nostro ospite, il dottor Adriano Anglana. Salve, dottore. Ben trovato. Ben trovato a lei, grazie per averci raggiunto in studio. Tra un istante, salteremo in quello che è, le sue competenze di medico ambientale, quindi di medicina ambientale. Spiegheremo un attimino come si muove questa branca medica e poi toccheremo quello che è il metodo di alimentazione terapeutico per l'intestino. Questo è un po' il focus di oggi. Partiamo un attimino, delucidando i nostri amici che ci seguono, con quello che è appunto la medicina ambientale. La medicina ambientale è lo studio dell'essere umano in relazione con l'ambiente che lo circonda. Quindi andiamo a vedere la patologia di cui soffre la persona e vediamo come l'ambiente intorno a sé la influenza, come può influenzare il suo stato patologico e la sua guarigione, soprattutto. C'è sempre un'interferenza ambientale. È una medicina molto antica, inizia così la medicina. E noi continuiamo a applicarla, specialmente in un momento come questo in cui l'inquinamento è uno dei principali problemi della biosfera proprio. Bene, chiedendole anche di alzarmi leggermente la voce per i nostri amici che ci seguono, così da essere un po' più comprensibile, spieghiamo un attimino, ecco, perché lei, facente parte del suo studio, che è l'Aurelia Medica, di cui dopo daremo tutte le referenze, studio associato, spieghiamo un attimino quali temi abbraccia e quali materie tratta lo studio. Nel nostro studio abbiamo diversi specialisti, dalla cardiologia alla medicina dello sport, la nutrizione ovviamente e tutto quello che riguarda, diciamo, lo sport e la salute, e un occhio anche ovviamente alla medicina estetica, perché crediamo che sano e bello possano stare insieme. E quindi nasce tutto intorno a questo. Ottimo, ottimo. Quindi quante figure troviamo all'interno dello studio? Sono molteplici, ci sono diversi cardiologi, abbiamo due figure per la medicina estetica e la chirurgia plastica, che ruotano intorno anche alla medicina sportiva, altre figure, nutrizionisti, fisioterapisti, diciamo che quello che è necessario lo offriamo. E qualora non riuscissimo a risolvere il problema immediatamente, ci facciamo tramite o ponte affinché la persona possa essere seguita, insomma, a 360 gradi. Ottimo, ottimo. Senta, tornando a quello che poi è il focus di oggi, che la vedo qui nei nostri studi, parlando dell'alimentazione, soprattutto del metodo di alimentazione terapeutico per l'intestino. Allora, si è scoperto che dalla salute dell'intestino dipende la salute dell'uomo. Un piccolo esempio è che la superficie dell'intestino in generale, totale, sono circa 300 metri quadri, un campo da basket. Il quantitativo di neuroni all'interno dell'intestino è lo stesso, maggiore di quelli che ci sono 300 metri quadri di 300 superficie. metri quadri di superficie, tra un campo da tennis e un campo da basket. Cioè, quindi se l'intestino è srotolato tutto perché ha Dalla una lunghezza di Sì, tutte quanto? le superfici, beh, sono circa 7 metri, diciamo la componente solo intestinale all'interno dell'addome. Volendo partire dalla bocca, quindi attraversando esofago, stomaco, arrivare fino alla fine dell'intestino, che però è la superficie maggiore, considerando come si avvolge, come è ripiegato su se Sì. stesso, la superficie svolta sarebbe circa 300 metri quadri. E tutto il sistema immunitario parte da qui. È la superficie con cui maggiormente noi comunichiamo con l'esterno. Cioè, in realtà, se ci rigirassimo come un calzino, saremmo molto più esposti in questo modo che non al contrario. Quindi partiamo dalla base di quella che può essere la piramide della salute umana, proprio perché è quello che, anche solo come big numbers, è il maggiore. Anche come sistema immunitario e come presenza del sistema neurologico, insomma, anche dal punto di vista neuronale, agli stessi neuroni che ci sono nel midollo spinale, ha dei numeri impressionanti, spesso trascurati. E purtroppo l'alimentazione che facciamo quotidianamente qui, specialmente nell'emisfero occidentale, diciamo, è la causa del suo deterioramento. E cosa si è scoperto? Che la salute dell'intestino parte dalla salute dei batteri che lo abitano, con i quali noi siamo simbiotici. E quindi l'alimentazione, che può essere terapeutica per l'essere umano, è un'alimentazione che è finalizzata innanzitutto al riequilibrio
dei batteri intestinali, di quello che viene definito microbiota. Ecco, parlando appunto di microbiota, si sente molto spesso toccare il termine, spesso anche nella TV, ma no, forse non abbiamo ben compreso noi ostici di questo mondo. Spieghiamo un attimino il microbiota. Certo. Allora, il microbiota sarebbe l'insieme delle popolazioni di batteri, virus e parassiti che abitano una determinata superficie. Noi prendiamo in considerazione il microbiota intestinale perché è quello più ricco. Esiste un microbiota su qualsiasi superficie, cioè quello specifico cutaneo, oculare, vescicale, okay. Però quello intestinale è quello di cui principalmente ci interessiamo, perché appunto come interazione è quello che più interagisce per scambi con l'essere umano. Dal microbiota intestinale derivano poi il microbiota della cute, vaginale, urinario, quindi diventa, diciamo, il primo mezzo, la porta per la salute. Tutto l'organismo. Comunque, che macchina eccelsa che siamo. E quindi, tornando al tema, appunto, un metodo di alimentazione terapeutico per l'intestino, quindi c'è una sorta di purificazione che possiamo fare di tale organo? Certo, è dall'esistenza dell'uomo, diciamo, che il principale interesse è l'alimentazione. E quindi diverse culture si arrovellano proprio su quale sia il tipo più corretto di alimentazione. E sicuramente una dieta ricca di vegetali è quella più sana. E su questo, diciamo, c'è poco dibattito proprio. È una cosa vegetali. Vegetali frutta, vegetali verdure, intese, quindi non come frutti. E si è visto che le persone più longeve in generale hanno una dieta ricca di vegetali, ricca di fibre, e la cosa fondamentale è la ricchezza di biodiversità del microbiota intestinale, quindi più batteri diversi ci sono, più l'equilibrio è in salute, perché tutti si mantengono in equilibrio. È la stessa cosa che succede posta fuori nel reef corallino, cioè più c'è biodiversità, meglio è. E per far sì che ci sia biodiversità, l'alimentazione deve essere la più diversificata possibile. Tendenzialmente però quello che più giova ai batteri, che sono quelli sani per noi, sì, sono i vegetali. Ci sono alcune cose, ad esempio l'inulina, alcuni carboidrati che noi non siamo in grado di digerire, che vengono però digeriti dai batteri, i quali poi ne fanno sostanze nutritive per noi, tipo gli acidi grassi a catena corta, che sono per noi antinfiammatori e prevengono anche il tumore. Quindi tutto questo è tutto integrando questo. Non so che tipo di alimento. Ma ad esempio l'inulina è ricca nella cicoria, nelle banane, nei carciofi, principalmente le verdure a foglia verde, foglia larga e verde, sono ricche di prebiotici, cioè nutrimento per i batteri e non per noi. Ottimo, veramente ne sta venendo fuori una ricchissima informazione, quelle che diamo sempre comunque qui a Medicina Regione Lazio. Dottor Anglada, io nel ringraziarlo per l'intervento, la invito a tornarci a trovare quando e come vuole, trattiamo altre tematiche che sicuramente fanno sempre parte del suo mondo professionale. Possiamo dare le referenze a chi ci sta seguendo? Sì, allora lo studio Aurelia Medica lo trovate in zona Aurelio, in via Coviello 20. E la pagina Instagram invece è MovieThink, cioè muovi, mangia, pensa, MovieThink Project, e la troverete, insomma, correlata. www.aureliamedica.it, questo è il sito web o l'omonima pagina Facebook. aureliamedica@gmail.com, la mail di contatto. Io ringrazio lei, dottor Anglada, per l'intervento e alla prossima. Ringrazio anche a voi che ci avete seguito con questo approfondimento qui alla Medicina Regione Lazio. Per oggi è tutto, grazie ancora per essere stati con noi.